Quale futuro per il Salone del Libro di Torino? Al via la ricapitalizzazione di SCR. L'Assemblea approva due atti di indirizzo. In apertura della seduta del 19 luglio, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'incidente ferroviario in Puglia e della strage di Nizza del 14 luglio. L'assessore alla cultura ha poi svolto un'informativa sulla fondazione del Salone del Libro di Torino, su cui si è aperto il dibattito con interventi di tutti i gruppi consiliari. L'Assemblea ha inoltre proseguito l'esame degli emendamenti e dell'articolato del disegno di legge di riordino e semplificazione. Nella pausa dei lavori, in Sala Viglione, la vicepresidente del Consiglio con il presidente della Commissione Lavoro e l'assessore competente ha ricevuto una delegazione di lavoratori dell'IBM che hanno chiesto alla Regione un intervento presso il Ministero del Lavoro per tutelare le professionalità presenti in Piemonte. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato la legge per la ricapitalizzazione di SCR e ha discusso e votato due atti di indirizzo. In copertina! Quale futuro per il Salone del Libro di Torino? Se ne è discusso nel Consiglio regionale del 19 luglio con la comunicazione dell'assessore alla cultura. Parigi ha ripercorso la storia dell'evento fieristico e ha disegnato per il futuro un nuovo format culturale in un cammino finalizzato a trovare un partner con precise caratteristiche, come l'Associazione Italiana Editori. Anche il presidente della Giunta Chiamparino, alla fine del dibattito, è intervenuto confermando che si sta trattando con AIE. Alle comunicazioni è seguito il dibattito con l'intervento di tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio regionale ha dato il via libera alla ricapitalizzazione di SCR Piemonte S.p.A., società di committenza regionale. Non hanno partecipato al voto i consiglieri del Movimento 5 Stelle, mentre si sono astenuti quelli di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. La ricapitalizzazione si è resa necessaria per adeguare la normativa regionale a quella nazionale ed europea in materia di centrali uniche di committenza. Sul tema partecipate, dopo la pausa estiva, l'assessore competente relazionerà in commissione. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato il 19 luglio due documenti di indirizzo. Si tratta di una mozione, primo firmatario il presidente della Commissione Cultura Daniele Valle, sulla mappatura dei defibrillatori in Piemonte e la formazione del personale presente nelle vicinanze. Il Consiglio ha inoltre approvato un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Paolo Mighetti, per l'emanazione di un vademecum sui requisiti per la realizzazione delle strutture per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli in applicazione della legge contro il caporalato. Thank you.